Buonasera colleghi e colleghe, ci rivediamo alla fine tra l'altro del periodo di quarantena che appunto ho concluso oggi, venerdì 21 gennaio 2022, memoria di Sant'Agnese, così fissiamo la data, ormai ci siete abituati, per parlare ancora di Covid. Perché? Perché è uscito il nuovo DPCM, o meglio è stato firmato il nuovo DPCM, datato oggi, che però avrà validità dal 1º di febbraio, che individua quegli esercizi liberamente frequentabili da persone che siano prive delle certificazioni vaccinali di cui all'articolo 9,2 del famoso decreto legge 52-2021, fondamentalmente di libero accesso anche per chi sia privo di Green Pass. Quindi, fatte salve tutte le limitazioni entrate già in vigore o che entreranno in vigore il 1º di febbraio, cioè quelle che richiedono comunque il possesso di un Green Pass basico, per esempio pensiamo all'accesso agli uffici pubblici, questo decreto elenca quelle invece in cui non è necessario il Green Pass. Allora, per non farvi perdere tempo, le andiamo a vedere subito, velocemente. Innanzitutto, esigenze. Allora, qui si parla di esigenze e quindi, come dire, si ha poi riferimento, troveremo poi l'elenco meglio delle attività che soddisfano queste esigenze. Le esigenze alimentari di prima necessità, quindi, ovviamente la nutrizione, direi innanzitutto, per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio dell'allegato del decreto, che adesso vediamo subito. È un allegato che contiene un elenco che vi dico in estrema sintesi. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande. Gli esempi citati sono ipermercati, supermercati, discount di alimentari, mini mercati e altri esercizi di alimentari vari, praticamente tutti coloro che possono vendere, che vendono, scusate, alimentari, essendo però escluso assolutamente il consumo sul posto. Il commercio al dettaglio di prodotti surgelati. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, anche perché vorrei vedere il commercio di carburante in esercizi non specializzati, ma vabbè. Commercio di articoli igienico-sanitari, sempre al dettaglio, non sto a ripeterlo tutte le volte. Medicinali in esercizi specializzati e l'allegato ci dice ovviamente le farmacie e le parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica. Articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, materiale per ottica e combustibile per uso domestico e per riscaldamento, per esempio, per intenderci, la legna per alimentare le stufe. Torniamo al testo del DPCM, quindi lasciamo l'allegato, l'altra esigenza, ovviamente, di salute. La nutrizione e la salute direi che sono esigenze fondamentali, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e comunque alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori. Ovviamente, per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori in questi luoghi, vigono le previgenti disposizioni, quindi normalmente ci sono delle prescrizioni imposte già dalle strutture. Dopodiché, esigenze di sicurezza per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia e delle polizie locali,
si sono ricordati anche di noi, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti. Ora, le attività istituzionali indifferibili, vediamo un po' quali sono. Okay. Per esempio, la consegna del modulo per la decurtazione dei punti della patente è un'esigenza indifferibile, ne parleremo sicuramente. Ancora, esigenze di giustizia per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce, ovviamente da parte di soggetti vittime di reati, o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori o incapaci, e ovviamente anche per consentire lo svolgimento delle attività di indagini o giurisdizionali per cui è necessaria la presenza della persona convocata. Il rispetto di queste norme è assicurato dai titolari degli esercizi di cui ha allegato, dice il decreto, cioè quelli che vi ho elencato prima, e dai responsabili dei vari servizi, attraverso, dice, anche lo svolgimento di controlli a campione. Il decreto acquisisce efficacia dal 1° febbraio, quindi abbiamo tutto il tempo per vedere se esce anche qualche circolare esplicativa, ma insomma alla fine non dovrebbero esserci grossi dubbi. Ne approfitto, visto che sono stato stranamente veloce, per ringraziare tutti i colleghi, a prescindere davvero anche dall'appartenenza a qualunque sigla sindacale, che hanno aderito con entusiasmo allo sciopero del 15 gennaio. Sapete che io non c'ero per ovvi motivi covideschi. Credo davvero siano state delle belle manifestazioni e ringrazio davvero di cuore tutti. Ancora buon lavoro a tutti e a risentirci.